C'è sta Moratti che fomenta divinità e invade otto picchi. Ci stanno intanto le spie di Moratti che vanno a rubare la lanterna agli Idonet. A questo punto inizia l'invasione a otto picchi. Esatto. Ma allora poi parliamo le armate. Sostanzialmente... Raccontaci chi c'era. Se tu hai detto che c'è tutto il concilio, chi ci va a sti otto picchi? Ci vanno tutti? No, allora, Alariel intanto sostanzialmente dopo tutta quanta la conversazione dice vabbè, ok, proprio insisti Sigmar, va bene, però io non mi smuovo, cioè al massimo vi concedo il passaggio attraverso il cancello della vita, non mi ricordo come si chiama, insomma il Real Gate, quello che sta da lei. Esatto, che è l'unico che può concedere l'accesso fondamentalmente, però dice tu te lo sogni che io adesso mi smuovo e mi sporco le mani per questa che sinceramente insomma non è che ci sia stato mai buon sangue effettivamente, però non esiste proprio. A questo punto sostanzialmente quella che parte è una forza legata agli Stormcast, a Sigmar, composta essenzialmente da Hammers of Sigmar e Anvils of Eldenhammer. Perché? Perché gli Anvils of Eldenhammer sono stati richiesti appositamente da Moratti. Cioè è stato richiesto proprio da lei che ci fossero elementi di questa Stormhost. Per quale motivo? Lo scopriremo per quale più motivo? Avanti. Lo scopriremo più avanti. Il primo assalto avviene da parte della Stormhost degli Hammers of Sigmar, guidati da un Lord Celestant che si chiama Nihilat, se non sbaglio, mi sembra, e quindi sostanzialmente danno il primo assalto fondamentale insieme alle forze di Moratti. Insieme alle forze di Moratti, capeggiate da una Melusai, mi sembra, la Melusai Ironscale, esatto. Batera Seris. Immagino questo stato maggiore di questi due che insieme guidano questa forza, è particolare in effetti, assolutamente, sarebbe stato molto divertente fare proprio, che ne so, un mini racconto, un romanzo proprio su questi due e su come si organizzano nei piani di battaglia. Però fondamentalmente loro guidano il grosso dell'avanzata, mentre una parte ridotta sostanzialmente di avanguardia in qualche modo, di cui fanno parte oltre appunto alcune altre Daughters of Cain, comprende anche appunto il gruppo di Anvils of Eldenhammer, guidati da un altro personaggio molto figo di questo libro e che sicuramente rivedremo nei prossimi, certo proprio, e lo vedremo poi andando fino in fondo a questo libro, che è Van Brecht, che è sostanzialmente un Lord Veritant degli Anvils of Eldenhammer, che ha una storia molto molto interessante e molto particolare. Legato a Shaish, ovviamente, come tutti gli Anvils of Eldenhammer, ma la cosa molto interessante è che c'è un piccolo box, diciamo, sul libro che riguarda la sua storia, e questa storia riguarda il fatto che lui ha ritrovato la sua discendenza mortale, cioè dopo essere asceso fondamentalmente a Stormcast. Un'antica famiglia nobile di antichissimi natali, che però nel corso del tempo lui ha scoperto, dopo il suo ritorno, ha scoperto essere caduta preda della maledizione del vampirismo. Quindi fondamentalmente è diventata una linea di sangue vampirica. E questa cosa è fighissima, secondo me, innanzitutto perché mette di fronte un personaggio come questo, che è un Lord Veritant degli Anvils of Eldenhammer, con il fardello e il peso di portarsi dietro un'intera stirpe condannata alla maledizione vampirica. Questa è già una cosa molto figa per lui stesso, naturalmente. Andando un po' avanti veloce, sostanzialmente c'è questa grande avanzata di un'enorme colonna di esercito, appunto, di Hammers of Sigmar e una parte di Daughters of Cain. Nel frattempo l'avanguardia con gli Anvils of Eldenhammer arrivano alle porte della Vanantax Maw, sostanzialmente, e riescono a fare breccia, riescono ad entrare. Sostanzialmente a quel punto lo scontro si sposta in questa cosa che è una specie di praticamente di imbuto gigantesco che scende per chilometri e chilometri in un ambiente veramente fighissimo, che sembra quasi un mondo forgia veramente del 40.000, per cui più si scende, più si arriva vicino ai giacimenti di Varanite,
e quindi più tutto muta. Tra l'altro con la descrizione di questo sistema di estrazione della varanite, che è una cosa fantastica, con questa specie di vermi giganti tipo dune, più o meno, che risucchiano tutta questa materia che porta mutazioni, per poi essere svuotati e depositati. No, e la, ma entra nel particolare dello svuotamento? No, non ci entra, il libro non ce lo dico, non c'è dato sapere. Basta immaginare, da una parte entra, dall'altra esce, quindi... Esatto. Però il libro racconta effettivamente che ci stanno sti vermoni che mangiano. Sì. Varanite, in che forma si trova? Ci chiedono. Liquida. Essenzialmente viene descritta come una specie di, a metà fra magma incandescente e sangue frattaglie ribollenti. Benvenuto Superfazzo. Benvenuto Superfazzo. Esatto, e c'è tutta questa roba sostanzialmente che ribolle e gorgoglia, e ogni cosa che tocca ovviamente nel frattempo muta, tipo bocche che spuntano sulla roccia, roba del genere sostanzialmente, e questi enormi vermoni immuni a questa cosa che vengono utilizzati proprio come sifoni, cioè sostanzialmente aspirano questa roba e poi in qualche modo la depositano, non sappiamo da qualche, okay, però quello è lasciato alla nostra immaginazione, però allora. Si capisce.